Buongiorno a tutti, io sono Alberto Garabello, che sono cotitolare dell'azienda La Scaletta di Varzi, insieme a mio fratello Ezio. La nostra è un'azienda che è cominciata nel 1951 dal nostro padre. Praticamente papà era tra l'altro neanche varzese, la nostra mamma era di Varzi, papà era un langarolo che è arrivato a Varzi per fare il servizio di leva da carabiniere. Qui ha conosciuto la mamma e si sono sposati, hanno aperto un negozio e hanno cominciato a macellare, come si usava qui una volta. Ogni negozio si macellava i propri maiali, potevano essere quei due maiali alla settimana nel periodo freddo, e qui si produceva il proprio salame. Poi piano piano l'azienda si è evoluta e nel 1984 c'è stato un ampliamento del negozio e un incremento della macellazione. Successivamente, io inizialmente ero solo io nell'azienda con i miei genitori, poi nel 1984 mio fratello Ezio è entrato anche lui in azienda e da lì abbiamo iniziato un percorso fino ad arrivare a costruire un salumificio qui dove siamo adesso, che poi è partito nel 1999, e ad ampliare notevolmente la produzione. Attualmente produciamo circa, solo di salame di Varzi, 550-600.000 pezzi all'anno, e oltre a quelli tutti gli altri salumi, per cui la nostra, comunque ci tengo a dirlo, è un'azienda assolutamente artigianale, perché la macellazione viene fatta assolutamente da noi, con maiali pesanti, provenienti da un allevamento, da un allevatore che ci fa apposta il maiale pesante come lo vogliamo noi, alimentato in modo tradizionale, per cui abbiamo la garanzia delle carni. Allora, questa è la zona finale di preparazione del salame di Varzi. Come potete vedere ci sono delle pizzette, dei pizzettoni appesi, qui dove viene poi insaccato, triturato, insaccato e legato, viene ancora legato tutto a spago a maglia fitta, ed è pronto, viene appeso su dei carrelli che poi sono pronti per essere messi nell'asciugatura e dopo proseguire per la stagionatura, che a seconda delle pezzature è di più o meno mesi, cioè vuol dire per una pezzatura la pizzetta c'è un minimo di 45 giorni, mentre per il pizzettone ci sono 60 giorni minimo, però noi stagioniamo sempre oltre questo minimo tempo di stagionatura. Siamo arrivati nel piano sotterraneo dove abbiamo il locale di spedizione dove si preparano gli ordini per spedire la merce, e abbiamo il frigorifero, il punto di spedizione, e abbiamo tre locali che sono adibiti ad asciugatura. Queste sono le asciugature, in questo caso faccio vedere che c'è un'asciugatura in funzione dove è stato messo il salame prodotto una settimana fa. Qui viene messo. Questi come potete vedere sono cuciti a doppio budello, hanno una stagionatura minima di 6 mesi. E poi queste sono pancette invece, perché noi facciamo tutte le pancette, siccome macelliamo maiali pesanti, facciamo pancette piuttosto grosse e vengono stagionate per minimo un anno le pancette. In questo locale praticamente viene introdotto il salame ad una temperatura piuttosto elevata, oltre 22-23 gradi, e viene tenuto per 8 giorni abbassando giorno per giorno la temperatura e controllando l'umidità, in modo che alla fine degli 8 giorni è pronto per essere messo in un primo locale di stagionatura, che adesso vi farò vedere. Allora, questo è il primo locale dove viene messo dopo gli 8 giorni di asciugatura, viene messo per la prima fase di stagionatura. Questo, come potete vedere, è tutta una cantina ricostruita con mattoni, senza cemento, tutta rivestita in mattoni, in modo da creare il più possibile le caratteristiche naturali di una cantina. Questi, come potete vedere, saranno prodotti 2 settimane fa, di 15 giorni, vengono tenuti qui per
due o tre settimane a seconda della piazzatura del salame, poi vengono spostati nella cantina adiacente dove c'è un'umidità leggermente più alta e una temperatura leggermente più bassa, dove proseguono poi la loro stagionatura. Queste invece sono pancette, come potete vedere sono tutte pancette che noi stagioniamo più di un anno, addirittura con alcune piazzature arriviamo anche due anni e tre anni di stagionatura. Allora, abbiamo visto le varie fasi di produzione del salame dei Varzi e adesso vi dico come vengono utilizzati gli ingredienti, che poi sono semplicissimi. Praticamente il salame dei Varzi viene fatto con un impasto, con una miscela di sale marino, pepe in grana e un infuso di aglio e vino opportunamente filtrato. Questo è quanto. C'è proprio una ricetta che deriva, molto antica, che deriva ancora addirittura, si dice, dall'epoca longobarda, che hanno introdotto l'uso del sale nelle nostre valli per poter conservare le carni. Poi è macinato con uno stampo da 12 mm, quindi una macinatura molto grossa. E questa macinatura appunto consente di non smelmare le carni e quindi dare maggiore sapidità alle carni nella lunga stagionatura. E in più, appunto, per questa macinatura ci si vede la grana del grasso nitida, bianca, perfetta, e uno può pensare che il salame di Varzi abbia una grossa percentuale di grasso, mentre invece non è così. Contrariamente ad altri salumi, ad altri seccati macinati più fini, nel salame di Varzi c'è una quantità di grasso molto molto inferiore, vale a dire che noi personalmente non superiamo il 20% di grasso sull'impasto. Come potete vedere, queste sono pancette di maiali che hanno superato i 3 quintali e quindi praticamente hanno una certa età. Una caratteristica, quella dell'uso del maiale pesante, nostra proprio, fa parte della tradizione del salame di Varzi, proprio perché per avere un prodotto a lunga stagionatura come si deve avere un maiale con delle carni mature, e vengono poi utilizzati tutti i tagli nelle proporzioni del maiale. Praticamente vengono utilizzate le due cosce, le due spalle, le due lonze, i due filetti, tutti nelle proporzioni del maiale, in modo che i tagli di grasso opportunamente mondati della coscia, del guanciale, della testata di spalla e della rifilatura di pancetta. Queste sono le caratteristiche principali della materia prima del salame di Varzi. A questa segue una salagione più bassa rispetto ad altri salumi, perché qui abbiamo un clima che ci consente di utilizzare meno sale che non in altre zone, proprio perché c'è l'influsso dell'aria marina che si incontra con l'aria fredda della pianura padana e crea un microclima che consente di utilizzare proprio meno sale e dà poi quelle caratteristiche organolettiche al salame di Varzi che sono proprio appunto del salame di Varzi. Questo è il nostro papà, che è quello che ha fondato l'azienda nel 1951. Mi ricordo appunto che il papà ci raccontava sempre che siccome a casa nostra poi sono arrivati molti dei norcini più anziani del nostro territorio a preparare i salami, e lui diceva che da ognuno copiava quello che faceva meglio. Praticamente quindi si è creato lo suo standard di produzione rubando i segreti a loro, perché loro non ti dicevano mai come dovevi fare, dovevi proprio rubare letteralmente il mestiere. E comunque anche noi, sia io che mio fratello, da bambini aiutavamo per come si poteva aiutare da bambini. Io mi ricordo in particolare che papà, quando io avevo circa l'età di 10 anni, metteva due mattoni per terra con un asse sopra per fare in modo che io potessi arrivare al tavolo e così potessi legare i salami anch'io già a 10 anni praticamente.